per il viaggio. Verboten. Gli uomini da una parte, donne e bambini dall'altra. Mädchen rechts, Frauen, Kinder links. Silenzio. Tum. Proibito. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. È con queste parole che si apre la celebre poesia Se questo è un uomo, contenuta nell'omonimo libro di Primo Levi, una delle testimonianze italiane più importanti della Shoah. Proprio alcuni brani tratti da quest'opera hanno composto lo spettacolo e tanti di loro erano bambini, andato in scena questo mercoledì mattina nell'auditorium delle scuole medie di Gandino. Un'iniziativa nata per sensibilizzare anche i più giovani, coloro che non portano con sé il ricordo diretto della guerra, ma che devono esserne consapevoli, per evitare che in futuro si compiano tragedie di questa portata. A dare voce alle parole di Primo Levi, l'attore Ferruccio Filippazzi. Qual è l'attualità che è ancora contenuta in questa bellissima opera? In questo tempo, dove addirittura c'è gente che sta discutendo sull'Olocausto, la forza della verità. E poi comunque è sorprendente il testo. Levi non era uno scrittore, e traspare, direi, nel sospetto migliore, nel fatto che c'è tanto pudore nello scrivere, non c'è compiacimento, ma c'è un pudore così forte che dà spessore e drammaticità e forza alla storia. Per lei, che è un attore, quindi che media il messaggio di Primo Levi, quali sono le emozioni nel recitare questi brani? Essere strumento di un racconto che arriva a descrivere così, in un modo così disarmante, semplice, potente, la follia di quegli anni, di quei momenti.